Donne, io sono come il trolley, leggero, maneggevole e potete prendermi per il manico! Sono stati i comici della scuderia di Zelighi come Rocco il Gigolò e Cinzia Marsiglia ad allietare la serata dei nuresi che hanno scelto di partecipare alla Notte Bianca organizzata nel centro commerciale di Prato Sardo. Un evento che ha lasciato aperti i negozi fino a mezzanotte, dando la possibilità di fare acquisti a prezzi scontati. Una manifestazione organizzata per dare una smossa alle vendite straordinarie che in queste prime settimane non hanno dato in termini generali le risposte che i commercianti si attendevano. Il volume d'affari è in calo rispetto al 2012 e la crisi continua ad attaccare i bilanci familiari. Anche per questo gli operatori commerciali stanno inseguendo nuove formule per attirare i clienti, organizzando delle serate in cui spettacolo e shopping vanno a braccetto. Così ieri il centro commerciale Prato Sardo ha ospitato una serie di eventi studiati per far trascorrere ai nuoresi una serata diversa all'insegna del divertimento e magari suggerire tra uno spettacolo e l'altro qualche idea per gli acquisti. Il palinsesto La Notte Bianca prevedeva spettacoli di cabaret con i comici di Zelig, gli acrobati e gli artisti di strada che hanno dato vita ad una performance molto apprezzata, le degustazioni di prodotti tipici, le mostre e le esposizioni di prodotti della tradizione sarda o innovativi sotto il profilo tecnologico. E poi le offerte degli operatori commerciali del settore moda che per tentare di smuovere le acque quest'anno sono partiti subito con sconti vicini al 50%. Ma i problemi, al di là delle apprezzabili iniziative messe in campo dai commercianti, restano perché sono strutturali e dovuti alla grave crisi economica attraversata dall'Italia. Una difficoltà che in Sardegna e nel Nuorese è amplificata da ritardi storici di sviluppo. Gli euro sono sempre meno e sono destinati alle spese essenziali, con alcuni ambiti come quelli del cibo e del vestiario che stanno subendo, lo dicono le statistiche, pesanti tagli. Ma per una serie i nuoresi hanno lasciato da parte le preoccupazioni e trascorso una serata all'insegna del buon umore.